Oggi preparo con voi una pasta con salmone norvegese tonno a modo mio. Sicuramente ne avrete tante tante da dire. Io vi dico fatela e poi fatemi sapere. Iniziamo. E allora, visto che la ricetta è molto veloce, per prima cosa saliamo l'acqua e mettiamo a cuocere la pasta. Mentre la pasta cuoce, in padella facciamo sciogliere il burro. Quando il burro si sarà sciolto e farà, come vedete, le bollicine, mettiamo un po' di cipolla e la facciamo dorare leggermente. Quando la cipolla sarà leggermente dorata, mettiamo il salmone affumicato che ho tagliato piccolo piccolo, poi mettiamo il tonno, mescoliamo. Aggiungiamo le olive di Gaeta che ho snocciolato, mescoliamo un po', aggiungiamo un po' di peperoncino, mettiamo a fiamma alta, sfumiamo con la vodka. Facciamo fare il flambé. Se volete potete anche evitare, l'importante è che la fate evaporare. Ecco qui, a questo punto, una volta che la fiamma sarà andata via, spegniamo e teniamo qui da parte. A questo punto, visto che la pasta è al dente, accendo di nuovo la fiamma e trasferisco la pasta in padella. Ecco qua. Cominciamo a mescolare un po', poi a questo punto mettiamo un po' di panna, volendo potete anche non metterla, spegniamo la fiamma, facciamo saltare un po', diamo una bella mescolata, ora spezzettiamo un po' di basilico fresco, ultima bella mescolata e non mi resta che impiattare. Ecco qua, guardate che bel piatto, assaggio con voi. Mamma mia, io corro a mangiare, è squisita. Fatela e fatemi sapere che ne pensate tramite commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito!